your eyes find paradise, paradise, paradise. Close your eyes, find para. Oh my, my, my. There's a thousand miles between you and me. Ok ragazzi, allora io stavo scrivendo giusto gli avvisi sui miei social, per quanto io possa avere tanti social, insomma, fatemelo scrivere un attimo nel server Discord che trovate sempre nel canale, insomma c'è scritto Discord e diciamo chiunque può iscriversi, quindi insomma se volete mettetevi lì che io metto gli annunci, potete chiedermi qualcosa, insomma di tutto. E un attimo solo, oggi live The Legend of Zelda, inizio ora. Ok, va bene. Ora, ragazzi, allora, prima di tutto togliamo questo starting sound. Eccoci qua. Ditemi come al solito come va l'audio, se mi sentite, se la live sta laggando, insomma, le solite cose che ci diciamo sempre. Ditemi se mi vedete bene o sono illuminata dalla luce divina o altre cose, in pratica. Vabbè, oggi è l'8 di marzo, infatti devo cambiare anche il mio calendario di Animal Crossing, scusatemi, fatemi cambiare il cubetto, ecco qua. Oggi è l'8 marzo, è la festa delle donne e guarda caso incontreremo due donne sul gioco, che, cioè sul, diciamo, sulla partita che faremo oggi. Continuando la nostra avventura, incontreremo proprio due donne che sono tra le due più importanti e più decisive per il futuro di Hyrule. Praticamente per il futuro e per il passato di lui. Fatemi togliere questo che poi riflette la luce e non si vede niente. Ok. Allora, per chi non ci avesse seguito l'altra volta, vedo che per ora ci sta solo uno spettatore. Non so se l'altra volta ha seguito le altre due episodi, insomma. Però durante l'ultimo, cioè praticamente noi siamo partiti da l'altopiano delle origini, dove abbiamo incontrato questo signore che diciamo ci ha fatto un po' il tutorial del gioco e si è scoperto che era il re di Rule. Il re di Rule ci ha raccontato chi siamo e che cosa è successo 100 anni fa, perché il mondo, cioè perché Rule è in questa situazione. Allora, che cosa è successo? Praticamente è successo che nel momento 100 anni fa è tornata una bestia che si chiama la calamità Ganon, che diciamo è riuscita a impadronirsi, in poche parole, del regno di Rule. E noi eravamo l'eroe che era destinato a sconfiggere questa calamità, a distruggere la calamità insieme alla principessa. Il fatto è che è andato qualcosa male 100 anni fa e diciamo lui è riuscito a conquistare Rule. Noi siamo finiti in una piscina per ristabilirci perché a quanto pare avevamo subito tantissimi danni. Ovviamente questa è tutta storia. Non è successo, cioè non l'abbiamo giocato. È la storia che ci ha raccontato lui, questo re di Hyrule. E in pratica ora siamo in viaggio per recuperare i nostri poteri e per sconfiggere finalmente una volta per tutti e per tutte la calamità Ganon. Questo ci ha portato in questo villaggio che si chiama il villaggio Calvarico, che è il villaggio dove vive un'antica civiltà che si chiamano gli Sheikah. A quanto pare a questi Sheikah sono dovute le varie tecnologie che sono state in grado di sconfiggere Ganon durante i millenni passati, che per ora sono finite in mano a lui, ad eccezione ovviamente di questa cosa che portiamo alla cintura. Aspettate un attimo, vediamo se si vede. Alla cintura questa cosa con quest'occhio, che si chiama appunto la tavoletta Sheikah. Allora, per far luce su come fare per sconfiggere Ganon, siamo in questo villaggio e dobbiamo incontrare il capovillaggio che si chiama Impa. Quindi insomma, andiamo insieme, vediamo un po' dove ci porta la nostra avventura. A proposito, mi sono arrivati i nuovi analogici,
del telecomando, sono a forma di zampina di gatto, non sono carinissimi. Non li ho aperti in live perché solo questi, c'è cioè una live intera per questi cosi, non, diciamo che non era dedicata. Allora, direi di esplorare giusto rapidamente il villaggio. Vediamo che ci sono diverse case in giro. E noi possiamo entrare in casa di tutti, anche se le case, diciamo, anche se i proprietari sono fuori. Vuoi delle zucche? Narzucco, wow, che bel nome. Vediamo che ci dice Narzucco. Non si vedono molti giovanotti come te in questo villaggio. Silenzio, ma non sarai mica uno della banda degli Iga, vero? Ah, sì, Iga. No, non siamo della banda degli Iga. Hai uno sguardo così serio che mi viene spontaneo prenderti un po' in giro. Coloro che hanno giurato fedeltà alla calamità Ganon sono chiamati gli Iga. A quanto pare è un'altra popolazione. Non hanno pietà di chiunque ostacoli il loro signore, Ganon. Dopo il recente terremoto sono tornati a colpire. Ma tu non mi sembri proprio uno di loro, questo mi pare evidente. Non prendertela con me, ti do questo per scusarmi. Oh, che bello! Grazie. Questa è la specialità del villaggio Calvarico, la corazzucca. Sarebbe in corazza, ok? Cioè, in pratica ci aumenta la difesa. Coltivo questo ortaggio con tanto amore e sudore ed è veramente delizioso. Se ne vuoi qualcuna, parla con me quando mi vedi lavorare nel campo. Ah, va bene, buona a sapersi, grazie. Va bene, ragazzi, tra l'altro io ho anche il mio bel cavallo qui. Oh, la boutique! È aperta anche oggi come tutti i giorni. Ah, che carino. E poi con la tavoletta shake alla cintura? Eh? La tavoletta shake? Solo le persone di una certa importanza la possono portare, vero? Devi essere una persona molto importante. Ok, va bene, grazie. Allora, ragazzi, questa è la boutique. E benvenuto alla boutique Come Eleganza, perfetto. Se posso consigliarti, abbiamo uno splendido completo furtivo. Quando lo indossi, i tuoi passi sono silenziosissimi, quindi è molto più utile per la caccia, per esempio. Purtroppo non ti ripara molto dagli attacchi. Ecco, insomma, questo è per essere furtivi, appunto, però costa tutto troppo. Ragazzi, scusatemi, ho dimenticato di spegnere le lucine del mio letto. Lo faccio rapidamente tramite Alexa, scusatemi. No, qua si consuma la corrente e non va bene. Ma perché sono sempre rosa a un certo punto? Questo sole c'è, sono diventata rosa. Boh, vabbè. Ecco qua. Voilà, l'ho spento. Tutto a posto. No, si consuma corrente. Va bene, mentre quest'altro è semplicemente per proteggersi. Quindi io qualcosina la comprerei, però dobbiamo farci un po' di soldi, diciamo. Quindi vediamo un po' cosa si può fare. Il pittore. E chi sei? Anche a te piace viaggiare? Le mie passioni sono immagini, sono le immagini. Viaggio in lungo e largo alla ricerca di panorami incantevoli. Da qualche parte vicino al villaggio si trova una meravigliosa fonte della fata radiosa. E non è solo molto bella, ma custodisce anche un potere incredibile. Però nessuno da queste parti vuole darmi qualche informazione dettagliata al riguardo. La gente qui non mette mai piede fuori dal villaggio, quindi un viandante come me sembra un po' strambo. Ma io non mi arrenderò mai. Se dovessi scoprire qualcosa te lo farò sapere. Ok, va bene, dopo ci mettiamo noi alla ricerca della fata. Ah, c'è una statua per pregare qui. Bimbo che corre. E questi ovviamente sono i meravigliosi Korogu. Non so se, vabbè, in futuro, se qualcuno si recupera la live, insomma, di quelli che seguono spesso il mio canale. L'altra volta visitammo un'isola su Animal Crossing dove c'erano tre rocce con le mele davanti e questo è il motivo. E Zelda. Bellissimo. Seme Korogu. Ok. Good. Oh, chi va là? Questa è la casa della venerabile Impa. Ma quella è la tavoletta Sheikah. Allora tu potresti. No, forse tu sei. Chi sono? Non lo so. Scusa la maleducazione. Impa ci ha raccontato tutto, prego entra pure. Ah, va bene, insomma, mi hanno fermato, però poi non mi hanno più fermato, ho capito. Questa è la casa della venerabile Impa. Un uomo! Mi fa sempre ridere lei, mamma mia. Ehi, aspetta, che cos'hai lì? La tavoletta Sheikah? Sì, tutti quanti così, assurdo, la tavoletta Sheikah. Sì, c'ho la tavoletta Sheikah, allora.
Ma allora tu sei forse quello di cui parla sempre la mia nonna? Lili, no, non è che non ricordo, è solo che non sono mai stata brava con i nomi. Anche il mio che è Papaya. Ah no, ecco, mi chiamo Paia. Papaya. Uffa, alla fine ce l'ho fatta. Lo so, il mio nome dovrei ricordarmelo, capisco, mi dispiace. Mamma mia, questa mi sta un po' antipatica. Mi è sempre stata un po' antipatica. Fin da quando ero bambina mia nonna mi ha raccontato di voi. Prego, prego, entrate. Mia nonna vi sta aspettando da molto tempo. Ok. Insomma, entriamo, vediamo che succede. Finalmente ti sei risvegliato. Ne è passato di tempo, Link? Come puoi vedere, mi sono raggrinzita un pochino con l'età. Ma tu mi riconosci, non è vero? Dov'è Bugo? Allora, dice Impa, che succede? Mi guardi come se non mi avessi mai vista prima. Scusate, mi sto appiccicando con i capelli. Ah, ecco. Mi guardi come se non mi avessi mai vista prima. Sono Impa, ti ricordi almeno di questo nome, Impa? Vuoi dirmi che non ricordi più? Beh, in un certo senso potrebbe essere una benedizione in tempi come questi. Link, avvicinati. Cento anni fa? Eh sì, è passato un secolo da quando il regno di Rule fu distrutto. Sai, fu la principessa Zelda con un ultimo gesto disperato a salvarti la vita, facendoti sprofondare nel torpore, il terrore. E poi da sola, completamente sola, tornò ad affrontare la calamità Ganon. La principessa Zelda mi lasciò un messaggio per te. Per ben 100 anni ho atteso il momento. Scusate se sentite dei tonfi, è il bambino al piano di sopra. Per ben 100 anni ho atteso il momento di poterti riferire le parole della principessa. Tuttavia, se vuoi ascoltare le parole che la principessa ha lasciato per te rischiando la sua vita, anche tu devi essere pronto a mettere a repentaglio la tua vita. Ma non posso chiederti un sacrificio del genere ora che non hai riacquistato la memoria. Torna da me quando ti senti pronto ad ascoltare le parole della principessa. Eh? Adesso? Non posso svelarti le parole lasciate dalla principessa, se non si sa di cosa ti aspetta. Sei pronto a mettere a repentaglio la tua vita? Sì, siamo pronti, ragazzi. Oh, guarda, anche se hai perso la memoria, non sei cambiato per niente. Parti alla carica, armato soltanto del tuo senso della giustizia, la tua dedizione è rimasta immutata. Orbene, visto che hai perso la memoria, ti racconterò cosa è successo dall'inizio. Ragazzi, godiamoci questo bel racconto, su. La storia del regno di Hyrule è segnata dalla calamità conosciuta col nome di Ganon, che da tempo immemore vi si scaglia contro. Ogni volta un cavaliere dall'animo eroico e una principessa di sangue divino insieme riescono a sconfiggere il male, riportando la pace. E poi la storia si ripete. Tutte le battaglie contro Ganon sono rimaste scolpite in altrettante leggende. Quella che mi accingo a raccontarti adesso avvenne all'incirca 10.000 anni or sono. All'epoca il regno di Hyrule vantava una civiltà fiorente e avanzata, che non doveva temere nemmeno la minaccia dei mostri più efferati. Il popolo pensò di usare la tecnologia per dare manforte all'eroe e alla principessa, con la speranza che la calamità venisse sigillata una volta per tutte nel caso in cui fosse tornata. Furono create
4 macchine giganti, i colossi sacri, manovrabili da altrettanti piloti. E poi un'orda di guardiani, temibili automi programmati per combattere contro il nemico. I 4 piloti alla guida dei colossi sacri furono selezionati tra gli eroi più valorosi dei diversi popoli di Irule. E così tutti si prepararono a contrastare la furia di Ganon. Quando la calamità si risvegliò dal suo torpore per assalire un'ennesima volta il regno di Irule, i 4 piloti lottarono valorosamente al fianco dell'eroe e della principessa. Mentre i guardiani, più piccoli e agili, fecero da scudo all'eroe, sfruttando il loro vantaggio numerico, i colossi sacri indebolirono il terribile nemico con i loro potenti attacchi. Fu così che l'eroe, brandendo la spada che esorcizza il male, riuscì a sferrare il colpo di grazia contro Ganon. E infine la principessa sigillò il mostro con il potere sacro ereditato dalle sue antenate. Allora ragazzi, io vorrei fare un commento, perché a me vengono sempre i brividi quando vedo questa scena, soprattutto quando parte la musica di Zelda, appunto, e cioè la musica classica, quella che fa pa, pam pam pam, no, cioè mi vengono i brividi veramente. Allora vediamo che dice Impa. 100 anni fa, per prepararci al profetizzato ritorno della calamità Ganon, seguimmo le orme dei nostri antenati di 10.000 anni prima, ma purtroppo avevamo sottovalutato il suo potere. Non possiamo permetterci di ripetere lo stesso errore. Il messaggio che ti ha lasciato la principessa dice: libera i 4 colossi sacri. I colossi sacri, diciamo noi. I 4 colossi sacri sono antiche armi Sheikah, controllate dai 4 campioni sconfitti dalla calamità Ganon. Il Goron Daruk, alla guida del colosso Varudania. Il Rito Revali, alla guida del colosso Vamedo. La Zora Mipha, alla guida del colosso Varuta. La Gerudo Urbosa, alla guida del colosso Vanaboris. Sarebbe molto difficile affrontare Ganon senza l'aiuto dei colossi. Devi entrare nei colossi che Ganon rubò 100 anni fa e riportarli dalla nostra parte. Gli unici indizi sulla loro attuale ubicazione sono in mano ai 4 popoli che abitano Irule. Le luci sulla tavoletta Sheikah ti indicheranno la strada da seguire. Devi incontrare i capi dei 4 popoli e poi tornare qui da me. Top. Ma aspetta, mi sembra che la tavoletta Sheikah non sia ancora completa. Ciò che la principessa Zelda ti ha lasciato è la tua guida e anche la tua memoria. Vediamo. Al centro di ricerca del villaggio Finterra ti potranno sicuramente aiutare. Finterra? La luce che brilla a oriente indica il villaggio Finterra, uno dei pochi a non essere stato colpito dalla grande calamità. Sei l'unica speranza per la principessa Zelda e per tutta la terra di Irule. Ora non puoi più tornare indietro. Segui il tuo cuore e non ti fermare. Va bene, raga. Continuiamo. Se volete leggiamo anche il diario qui. Le preoccupazioni varie. Prima pagina. Mia moglie mi ha lasciato con queste parole. Cos'è più importante per te, i coccò o io? Come avrei dovuto rispondere a una domanda del genere? I coccò sono i polli di Irule, comunque. Sono i polletti, i polli proprio, cioè le galline, va bene.
Al villaggio è arrivato un pittore sconosciuto, dice di essere in cerca della fonte della fata radiosa. Va bene, insomma, qui ci dicono le varie missioni da fare, diciamo, nella città, va bene? Vediamo un po' al piano di sopra che succede. Solo io penso che queste scale siano troppo piccole per questo personaggio. Deve essere il diario di Paia. A quanto pare ha appena cominciato. Leggo. La nonna ha detto che collaborò con la principessa Zelda e la zietta 100 anni fa. Decisero di far cadere un prode spadaccino in un lungo sonno. Ah, ok, perfetto. Cosa ti è successo alle orecchie? Ciao, Spider! No, semplicemente, visto che gioco a Zelda, ho messo le orecchie da elfo. Ma non ti preoccupare, sono finte, guarda, si attaccano sopra. Vedi? Ciao Spider, tutto a posto? Il nome di quello spadaccino era Link. Ancora oggi, dopo tutto questo tempo, la nonna attende il suo risveglio. Anche io prego che torni presto da noi per il bene di Rule e per mia nonna. Va bene, insomma, ha scritto solo questo. Ah, sta qui a pulire per terra. Maestro Link, maestro addirittura. È inquietante, davvero? Io lo trovo così carino. Sto bene, mi fa piacere. Cos'è quella sfera? Dite, la sfera è un cimelio del nostro popolo. Ha un compito di costruire la protezione. Gli antenati sarà concessa al prescelto della sfera. Queste parole si tramandano dai tempi della, no della nonna. Ah, della nonna di mia nonna. Ok, fino alla più nonna di tutte. Buonasera, buonasera. Non riesco a capire il loro significato preciso, ma questo prescelto della sfera non sarà. Se posso esservi utile in qualche modo, non esitate a farmelo sapere. Vabbè, niente. Ok, ragazzi, continuiamo. Buonasera, Spagno. C'hai lo stesso identico colore di Spider e iniziate tutti e due con SP, quindi probabilmente vi confonderò, sappiatelo. Va bene, ragazzi, allora, io direi di non soffermarci troppo nei villaggi, anche perché non vorrei far durare questa campagna 105 ore come la mia, diciamo. Quindi andiamo giusto in giro per vedere un po' di cose. Chi è questo? Ah, ok, questa è la locanda, va bene, niente. Tanto, diciamo, un po' di cose le ho imparate dall'altra mia campagna che ho fatto e da quella che ho fatto insieme ad Alana Kinsk, che stasera ci verrà da noi un po' più tardi, che si vede come al solito un film. Qui si vendono le cose, le frecce. Vediamo di vendere qualcosa, va bene? Allora, perché così ci facciamo soldi e ci compriamo i completi. Materiali, ci vendiamo un po' di ambra. Ah, anche qualcosa di mostro magari, perché così. Sì, però fammi vendere. Sì, va bene. L'arco dell'amore. Ora facciamo questa missione. Io vorrei procedere un po' rapidamente perché poi non so quanto spesso streameremo pure Zelda insieme. Questa è la terza volta, penso una volta a settimana lo farò, non voglio farlo durare una vita. Capite? Ok, a posto. Penso che ce la facciamo a comprare qualcosina e facciamo anche questa bella missione, dai. Ah, devo accendere le lanterne, giusto, giusto. Voilà. Torniamo dalla gentildonna. Sai che c'è un po' troppa luce. Mamma mia. Dai,
Vabbè che quelle cambierà in continuazione. Lo so che mi hai visto. Ah, ha detto che... Ah, ok, va bene. Sì, saldi! E vai! Aspettate che urlo troppo, fa finire che... ecco qua. Quasi cucina, buono a sapersi. Questo villaggio non è enorme, però ci sono, diciamo, cose che io adoro. Cioè, io per esempio adoro fare un po' di stazionamento nei villaggi perché veramente è carino, poi si vendono le cose, ci sono le persone. Mi compro tutto! Ma i pantaloni forse già li ho. No, nella borsa zero, ok. Top! Questi riesco a comprare, costano assai. Solo la maschera riesco. Ah. Voilà, eccoci qua. Ora siamo molto più fighi. Questo magari lo posso usare. Ah, Trifoglia sa tutto. Chi preferisce un buon pettegolezzo a un banchetto delizioso è Trifoglia! Continuate a spettegolare, vero? Il pettegolezzo di oggi è il laghetto degli innamorati. Voci dicono che lì si trova l'anima gemella. Vale la pena mettersi subito a cercarlo, direi. Voto di Trifoglia, 5 stelle. Non ho altra roba mostruosa, cioè tanta roba mostruosa da vendere. Devo ammazzare un po' di Boblin, raga. Eh sì. Vabbè, poi magari ci torniamo a comprare qualcosa qui. Adesso andiamo dalla fata radiosa. Di qua se non sbaglio però si esce, aspettate, ma il mio cavallo? Carotine, carotine. Ma sì, adesso ricordo assumi proprio lo spadaccino che prova a fermare la grande... Che sono proprio io? Sono io! Che cosa sei il grande spadaccino? Ah, cosa che ridi? Voi giovani d'oggi avete uno strano senso di umore. Vabbè, dai. Ah, sì, la spada. Da piccolo si allenava con una carota sprint perché non aveva una spada. Aveva una carota sprint. Ah, bene, questo mi ha dato anche una carota sprint. Grazie. Ma il mio cavallo? Ah, eccolo là. Dove ti eri cacciato? Ah, questo ho perso il coccò. Sì, ti aiuto a cercarli, va bene. Ragazzi, cerchiamo i coccò. Allora, uno sta qua. Poi uno stava su un tetto, se non sbaglio, quindi io salirei. Salirò, salirò. Fino a quando sarò solamente un ricordo. Non riesco a salire. Un altro era da queste parti. Ah, eccolo là, vedete, mi ricordavo che era sul tetto il coccò. Fatta ad arrivare qua sopra. Questa è una cosa bella che puoi fare con i coccò. Boh,
Buonasera! Sì, stasera è la serata di Zelda. Che ieri ho streamato Animal Crossing, quindi stasera streamo Zelda. E quando poi divento un po' più decente a Mario Kart, streamerò anche Mario Kart. Però devo prima finirlo per bene. Come va? Oh, ho lasciato un Coco. Mannaggia. Raga, è bellissimo volare su Coco comunque. Quanti sono? Erano 10, ma ne ho solo 6. Ok, ne mancano 4, ma sono davvero 6. 1, 2, 3. Sì, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, perfetto. Almeno li conta. Le stelle sono zaffiri. Ok. Va bene. Io non vedo l'ora di giocare alla campagna, veramente, guarda. Tutto ok? Poche ore fa ho finito l'esame di febbraio. Wow! Complimentas! Io purtroppo nessun esame di febbraio né di marzo. Ma l'esame che hai fatto a febbraio, cioè praticamente, oddio. Cioè, ti ha fatto fare l'orale un mese dopo. Vabbè, io ho fatto uno a fine. Il 29 l'ho dato, il 29 di gennaio. Poi ho iniziato a preparare questo, ma non sono riuscita per la data di marzo. Vabbè, la data di febbraio era tipo 5 giorni dopo di questo esame che sto facendo, quindi non era proprio il caso, diciamo, era proprio impossibile. Cioè, manco un esame da 2 crediti. E invece pure per marzo pensavo di farcela, ma veramente è un po' tosta. Cioè, è lungo il programma, non è super super tosto, però è lungo molto il programma. Sì, ha scritto il 10, risultati 5 orale oggi. Oddio, bellissimo. Scritto il 10, risultati 5 esame oggi. Mamma mia. Una vita, insomma. Che esame è? Giusto per farmi sentire un po' scema. Cos'è? Ingegneria impossibile. Che cos'è? Ragazzi, dove stanno gli altri coccò? Io non mi ricordo. Aspettate, beh. Ok. Ah! Ne ho trovato un altro. Coccò. Costruzioni aerospaziali. Figo, molto figo. Da bravi ingegneri. Ovviamente fate cose molto ingegneristiche. Io invece sto preparando il dannatissimo Fisica 1 della facoltà di fisica, che diciamo è un po' lungo. È stato un esame maledetto il mio. Sarebbe quello che molti chiamano Scienze delle Costruzioni 2. Ah, ho capito, ok. Vabbè che io di esami di ingegneria non ne so, cioè perché poi Alberto fa ingegneria informatica e non fa roba di costruzioni. Cioè lui fa solo costruzioni di software, quindi non ho idea di come sia strutturato questo tipo di esame che hai fatto veramente. Ah, non posso rubarle le carote, chi? Eh sì, vabbè, da me 14 crediti. Mo' è salito anche a 15, però io devo fare comunque l'esame di 14. Ma è stato un esame maledetto non perché è complicato, ma perché è stato un esame che ha avuto tanti inconvenienti, capito? Cioè, per esempio, no? Mo' ti racconto, non so se già l'hai sentita sta storia. Il primo anno, che feci a fisica, riuscì a passare le prime due prove intercorso di meccanica, in tutto erano quattro, tre di meccanica e una di termodinamica. Comunque, le due prove iniziali di meccanica le superai entrambe, anche superiore al minimo ottenibile, per passare appunto, cioè alla media, scusa, al minimo della media ottenibile per passare, quindi diciamo ero messa piuttosto bene. Il fatto però il caso ha voluto che nel momento in cui io dovevo fare l'ultima prova, cioè quella più difficile sui corpi rigidi, non riuscii a studiare bene perché il professore di laboratorio aveva fatto una serie di casini e quindi dovevamo fare più relazioni insieme.
dal momento che il mio gruppo di laboratorio era un gruppo che non mi aiutava nelle relazioni, cioè aiutavano solo il laboratorio, ma nelle relazioni no, e ti parlo di relazioni che sono venute anche di 25 pagine, che ho fatto tutto da sola, ne ho fatte tipo tre tutte insieme e non sono riuscita a studiare per bene l'esame, quindi l'ultima prova intercorso andò a farsi fregare. E quindi vabbè. Poi anche nella sessione estiva, questo è un esame annuale, quindi nella sessione estiva non riuscii a fare l'esame scritto, ma perché si accavallò con altri esami, insomma non riuscii a farlo. L'anno dopo decisi di riprovare con l'intercorso. Feci la prima prova, la passai bene perché studiai bene, poi ci fu il Covid e i professori annullarono l'intercorso. Allora io mi misi a fare altri esami, infatti poi nel corso da marzo fino ad oggi ne ho fatti altri 6, se non sbaglio. Eh sì, infatti, non si poteva assolutamente fare per una prova che non sono riuscita a fare. Pensa che termodinamica la studiai in aula durante la prova, la feci dal libro praticamente, perché si poteva usare il libro, presi anche 25, tipo una cosa del genere, però senza tutte le prove intercorso passate, cioè le tre di meccanica non si poteva fare. E quindi, insomma, rimandiamo, 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 siamo arrivati adesso praticamente. Che lo sto preparando tutto qui. E domani poi inizio a seguire meccanica analitica e metodi matematici della fisica. Magari se trovo questo coccò. Eh sì, cioè te l'ho detto, un esame maledetto in questo senso. Perché poi io studiandolo vedo che non è difficile, non è impossibile, ma soprattutto dopo che ho fatto esami come geometria, analisi 1, analisi 2, diciamo che si capisce tutto. Si capisce davvero tutto. Ma i coccò? Tutti li ho presi. Ah, l'emozione. Vorrei correre a casa ad abbracciarli. Ah, ok, vabbè, ho trovato tutti i coccò, ma siamo sicuri che li ho trovati tutti? Eh sì. Beh, alla fine ti manca la parte finale. No, sì, cioè nel senso, però ho dovuto comunque studiarmelo tutto. E ora mi devo allenare con i problemi d'esame, che fanno esami un po' difficili, perché ha detto voi state a fisica, dovete saperli fare, quindi capito? Queste cose qui. Mamma mia, metodi, l'ho seguito lo scorso semestre, ma sarà uno degli ultimi che darò. Invece io mo lo seguo e conto di darlo quasi subito, perché me lo voglio un po' togliere, diciamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aspetta, quanti sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Manca un solo coccò, non ci credo. Sì, mi manca un coccò. Dove lo trovo? Eh sì, li ho ricontati. No, sono 9, mi dispiace. Guardate quanto è bello il mio cavallo. Vabbè, insomma, questi esami devo fare. Conta che del primo anno me ne mancano due, che sono appunto fisica 1 e chimica. Però chimica alla mia università si dà il giorno prima della tesi, cioè il giorno prima della laurea, quindi diciamo no. Mentre poi ovviamente mi manca del secondo anno fisica 2, perché è propedeutico, e questo appunto metodi e analitica. Fortunatamente laboratorio 2 l'ho dato, ho preso anche 30, che bello. Ragazzi, ora non mi posso arrampicare perché piove. Ma no, l'ultimo coccò non mi ricordo dove sta. Vabbè, sapete cosa? Io me ne vado un attimo dalla fata radiosa, perché con questa pioggia non si vede niente, quindi di certo i coccò non li troverò. Tra l'altro è stato molto fisico, praticamente era l'applicazione delle equazioni della termodinamica, ma MATLAB. Ah, ho capito, sì. Thank you, thank you. No, diciamo che sto recuperando quell'anno che mi sono persa, anche se non so se riesco ad evitare il fuoricorso, non credo proprio che non riuscirò ad evitare il fuoricorso. Speriamo solo di un anno. Ce la metterò tutta. Mi sta scaricando la lampada? No. Finché non vedo il green screen che dà problemi. Allora. Questo è il coniglio delle rupie. Ok. Ah, le fate. Aspettate, fatemi prendere le fatine. Grazie.
Non ne parliamo di fuori corso. Vabbè, in università complicate, poi ognuno ha i suoi tempi, non sia mai. Cioè, ci sono ragazzi alla mia facoltà che si laureano in 3 anni, così penso come alla tua. Ragazzi che si laureano dopo 5, eccetera, eccetera. Insomma, io non voglio fare le corse, voglio diventare una scienziata, quindi diciamo non devo studiare le cose a caso, devo un po' capirle e diventare almeno brava nelle cose che so fare, senza diciamo prendersi gli esami, come si dice, a culo, perché poi è inutile. Quella fata non si fa prendere troppo in alto, mi sa. Aspettate, vediamo se ne scende magari, non lo so. Oppure salgo sulla roccia. Diciamo che come Gandalf saremo al posto giusto quando lo vorremo. Yes! Che cosa sarà questo coso? Tu, giovane, ascolta le mie parole. Va bene. Io sono la fata radiosa Cutura. Un tempo in questo luogo si trovava una sorgente meravigliosa. Nel corso degli anni le offerte che mi vengono fatte sono diminuite e ora ho perso tutti i miei poteri. Per questo adesso mi trovo in queste condizioni. Ti prego, anche soltanto qualche rupia mi può essere d'aiuto. Se tu potessi darmi 100 rupie, quando avrò ottenuto i miei poteri, potrò sicuramente aiutarti. Ma ne ho 80. Oddio, una mano gigante. Per ottenere tutti i miei poteri ho bisogno ancora di 100 rupie, ma io non le ho. Aspetta un attimo, non è abbastanza rupie, che peccato, un vero peccato. Sì, va bene. Ti devo portare soldi, ti porto soldi, che devo fare? Sempre soldi, tutti vogliono soldi qua, è assurdo. Vabbè, almeno così si vedono i coccò, no? Oddio! Oddio! Là ci sta una sporgenza, però non ci arriverò mai, quindi scenderò di qua. Allora, coccò, coccò, coccò. Qui su questo tetto non ce ne sono. Proviamo ad atterrare sul tetto di fronte e vedere un po' dall'alto. Dove sarà l'ultimo coccò? Uè! Io voglio solo salire qui, perché non posso salire? Ah, ecco qua. Tom Nook, sei tu? Ecco, bravo. Impari molto in fretta. Allora, poi Alberto ci raggiunge più tardi, penso. Cioè, ora starà guardando un film. Mi ha detto che guardava un film e poi veniva. Voi vedete dei polli? Io no. Allora, di qua sicuramente non ce ne sono. Laggiù? Quello è un pollo? Aspettate, io potrei usare. No. Mannaggia questi coccò, mannaggia. Ah, eccolo! Ho visto, l'ho visto. Ah, eccolo qua, guarda, parli del diavolo. Ciao Abby! No! Questi susini li conosco da quando sono nata. In un certo senso è come se fossero parte di me. Il giorno in cui marciranno sarà. Oddio, è giunto il momento anche per me. Ho sempre avuto questa impressione. Finché ci sono io, nessuno potrà far del male al mio giardino di susini. Ma il pollo? Che facciamo col pollo? O ci metto del cibo. No, raga, ma io mi devo prendere quel pollo, scusatemi. Che gli metto una ghianda, quelli mangiano i semi, i polli, no? Niente ragazzi, non mi fa entrare. Sto cercando l'ultimo. Cioè, devo prendere l'ultimo coccò. Sapete cosa faccio? Boh, mi metto a dormire. E di notte entro nel giardino.
per forza. Comunque sono comodi gli analogici a forma di zampettina di gatto, eh? Tu dicevi che non erano comodi? Mi avevi chiesto se sono comodi, sono comodi. Sono anche molto carini perché li tocco, cioè sono in 3D tra l'altro, sono bellini. Allora, visto che è sera, magari quella vecchiaccia si toglie davanti. E infatti. Sì, vieni qua. Dentro un fiore gigante. Le fate, sono le fate, Abby. Ok, ragazzi, l'ultimo coccò sta tornando. Arrivo. Te. Sei contento? Messer Linky, coccò, i miei coccò sono tornati tutti da me. Come posso ringraziarti? Guarda, voglio darti una piccola ricompensa. Soldi, soldi, soldi. Sì, ragazzi, abbiamo i soldi per la fata, evviva. Andiamo, prode destriero. Che si chiama Tom Nook il mio cavallo. L'ha dato Grady questo nome. Com'è stato il film? Che film hai visto? Ma come no? Non siamo nel villaggio. Niente. Dai. Niente, non vuole andare veloce. Va bene. Chi sono io per dirti di no? Grazie. Ok, stai qui. E il sequel di Sicario. Ah, soldà, il sequel di Sicario. Sì, era carino, Sicario. Ti è piaciuto il sequel? Sì, tieni. Tieni, non rompere. Guarda, guarda. Ragazzi, godiamoci il momento. Che sensazione meravigliosa! Erano secoli che non respiravo più aria fresca. Ti sono debitrice, grazie a te ho recuperato i miei poteri. Ora come posso ricambiare? Che ne diresti se potenziassi i suoi vestiti? Se hai i materiali necessari. Se hai i materiali. La parte più strana di questo gioco, esatto. Se hai i materiali necessari, renderei i tuoi vestiti più efficaci. Vuoi provare? Con la mia forza attuale sono in grado di potenziare i tuoi vestiti soltanto un pochino, va bene? Allora, potenziamo questo perché è comodo. È strana forte questa parte. Bene! Ancora, ancora. No, ho sbagliato. Ciao Marco! Va bene, grazie mille per essere passato. Buonanotte e buon lavoro domani, eh? Ragazzi, mi sono distratta. Ho fatto andare via la fata. Ah, no, ci ho sbagliato. Ma perché sbaglio sempre? Io premo B, abituata ad Animal Crossing che parlano più veloci con B, ma non è così che funziona. Grazie mille per il follow, Gambax99. Grazie. Ragazzi, siamo a 80 followers. 20 e arriviamo al nostro secondo goal di 100. Dai, ora siamo più protetti. Su, su. Ancora, ancora. Ah, i corni di Goblin, comodo, bellissimo. Oh, ah, ma ti immagini che
Twitch la banna per rumori molesti perché sembra chissà cosa e quindi mi banna la live. Mamma mia, ragazzi, perché? Perché? E vabbè. Che poi tra l'altro ho visto che c'è gente che ci ha fatto il cosplay di questa qua e sono stati bravissimi. Sì, ancora. Ma questi non posso più fare. Ok, perfetto, si può potenziare solo di uno, quindi per ora sono a posto. Mi hai preso un sacco di soldi. Esatto, ma che suoni hanno messo? Sì. Non è neanche PG 16, tipo. Ma devi vedere cosa fa dopo. Vabbè. Le prossime fate fanno peggio. Oh no, ho fatto spoiler. Ho detto che ci sono più fate. Vieni qua, Tom. No. Andiamo. Va bene, raga. Direi di continuare la nostra adventure. Ma a caso poi. Sì, è a caso. A caso. Sì. Hanno messo questi suoni. Che ci vuoi fare? Non ci si può fare niente, mi dispiace. Va bene, allora, visto che è sera, possiamo incamminarci. No, in realtà sta sorgendo il sole. No, non è vero, sono le 23, è ancora sera sera. Meraviglioso. Sì, proprio meraviglioso. Ah, ma dove vai? Avevo altre missioni da fare qui. No, c'è Xenoblade Chronicles e basta. Ok. No, 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 ho sbagliato. Vieni, 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 vieni. E non vuole correre lui. Maledetti giochi giapponesi. Eh già, ragazzi. Ma non è una meraviglia questo videogioco? Magari se usciamo dal villaggio smettiamo di andare come delle lumache. Ah, aspettate, qui ci stava un Korogu se non sbaglio. Fammi scendere, Coco. Ragazzi, 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 ragazzi. Bellissimo. No! Ok. Ah, topazio, bene. Soldi. No, vabbè, in realtà ci servirà poi, quindi non lo vendo. Oh, mamma mia, si stanca subito. Dai. No, invece non c'era ancora questo. Però non mi ricordo che ci stava. Boh, vabbè. Io ricordo così, poi se non è così. Carne! E ora se ne vanno tutti quelli che non mangiano carne. Mi sono sentito col master e abbiamo concordato. Allora, per chi ci sta seguendo e non sa la cosa, perché vedo che sono tre gli spettatori, di cui il moderatore. Poi abbiamo. Aspettate, però. Fatemi prendere una schifosa perché prendo questi. Poi ci sta Alessio. Se non lo sapevate, sapetelo. Che noi di venerdì portiamo su Twitch una campagna di Dungeons & Dragons sul canale The Dark Side of Naples. Ah, ok, perfetto. Perfetto, solo la scheda, top. È uno dei miei canali consigliati, quindi se volete mettete un bel follow e ci vediamo venerdì con noi che facciamo una bellissima giocata del gioco di ruolo. L'ultima, guardatela, io vi consiglio di guardarla perché è stata epica, divertente, ce n'è stato bellissimo. Ok. Comunque, chissà cosa succederà, chissà, chissà. Wow, ragazzi, bellissimo. Aspettate un attimo, forse vado a caccia di cavallette benissimo qui. E non ne uscì neanche una. Sto
Sto solo tagliando il prato, ragazzi. Non escono cavallette. Cosa vogliamo sapere? Cosa? Scusami, non ho capito. Ecco! Ne ho presa una. Cosa avete pensato? No, niente! Ti ho detto che abbiamo pensato qualcosa, no? Ah, nel senso che... Ah, ok, forse ho capito. Niente, io ci avevo... cioè, avevo capito che se... Diciamo che c'entrano delle eliche. Ragazzi, cosa state dicendo? Link per il sociale. Falcia il prato, esattamente. Io cerco le cavallette! Cioè, qual è il luogo migliore? Niente, raga, mi sto scocciando di fare così tutto il tempo, però. Andiamocene. Andiamo. Mi sono scocciata. Ah, ma qui non si va avanti. No, sì. No, non lo so. Va bene, raga, mi sto andando a sperdere. Un sacrario. Bello c'entrano con la... Ragazzi, non lo sto capendo. Vabbè, comunque, Alessio, io sospettavo che tu ti saresti unito alla campagna, però non ho la minima idea di chi tu possa essere, di cosa tu possa essere. Il wow, sì, sì, lo so, è un po' in ritardo il... Non so perché... È il wow di prima, lo so che va un po' in ritardo il sound alert e non so assolutamente perché faccia così. Però sì, ok. Non ti riguarda niente eliche. No, ragazzi, io non vi sto capendo, scusatemi, non lo so. State dicendo cose a caso. Forse nel film c'entrano le eliche, non lo so. Non ho capito. Vabbè. Aspetta. Va bene, aspettami qua, Cocco. Oh mio Dio. Scusate, dove sta questo guardiano che mi ha puntato? Oddio. No, ragazzi, no, non ci siamo proprio. No! No. Se muore! Ora mi ha risuscitato la fata. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi, che paura. Guardate quanto è brutto, mamma mia. Riparo Snake. Uè! Ma questo è un abuso. È un abuso bello e buono. Oh, diamante. Raga, devo risalire e tornare dal mio cavallo e fuggire a gambe levate. Veramente, perché... Mamma mia, raga, che paura. A me poi fanno paurissima quei cosi, soprattutto quando si muovono e quando sono ai livelli bassi, perché se no li avrei affrontati, veramente. Perché a me piace andare a caccia di quei cosi quando si può, diciamo. Eccolo là. Vieni, ciccio. Mamma mia, raga, che paura. Noi dobbiamo andare di qua, quindi dobbiamo scendere e procedere da questo lato. Mamma mia, ragazzi. Dai, mettiamoci in viaggio. Ma le gelatine? No! Sì,
sì che venerdì si gioca. Perché non dovremmo giocare venerdì? Scusatemi, no? Che è questo abuso? Ah, ok, ancora non ci sei, va bene. Assurdo. Dipende da quello che farete, va bene. Lo so che è entrato nel villaggio, vuoi andare piano? Maledetto. Questo anziché dare risposte mi fa sorgere solo più domande. Dice lui. Va bene, raga, sarà una bella escursione per i rule, diciamo. Per tutta i rule. Aspettate, questo voleva sapere della fonte della fata radiosa. Ok, non lo vuole sapere. Ho capito. I coccò sono scappati di nuovo. Aspettate un attimo, fatemi controllare la mappa. C'è una strada che porta di là. Vabbè, dai, andiamo di qua. Ma pensa che in realtà il mio PG doveva essere abbastanza diverso. Poi Paolo mi ha indirizzato e alla fine è uscita una cosa. E dico solo una cosa senza sentire, non specificare niente. Va bene, ok, fico. Molto fico. Fico figata. Sapete qual è la cosa bella, raga? È che i cavalli, se sono su un sentiero, rimangono sempre su questo sentiero e tu ti puoi guardare intorno. Cioè, io tipo adesso non lo sto muovendo il cavallo, sta facendo tutto lui. Aspettate, ma questo sasso, c'era un Korogu sotto questo sasso. Io mi ricordavo troppo che ci stava un Korogu. Poi non sarei così scontato. Vedete, io tipo adesso non sto muovendo il cavallo. Il mio sentiero che prende vita. Dobbiamo assolutamente dirigerci verso quella torre. Ah, questo sta il Jedi. Aspettate, facciamo una cosa simpatica. Hai un fisico niente male, te la cavi bene con la spada e l'arco? Non è così, vorresti unirti alla banda degli Yiga? La banda degli Yiga? Come, non la conosci? E va bene, ti spiegherò cos'è la banda degli Yiga. È un gruppo di combattenti creato dal maestro Koga con il preciso scopo di eliminare l'eroe. Mi prenderò la tua vita, così a caso, va bene? Vieni, calo, fatti sotto. Ah! Aspettate, fatemi prendere una spada però. Ridicolo. Che fa il ninja? Morto. Ecco. Le frasi di questi furfanti. Vieni, amore. La vita o la vita? Ah, aspettate, mi ricordavo una cosa qui. Oh.
Mi ricordavo una cosa qui. Si doveva fare qualcosa. Forse più avanti. Aspettate. No. Non mi ricordavo male. No, non mi ricordavo male. Però non mi sa che non ci dobbiamo buttare il sasso. Invece forse sì? Guardate. Bene. Un accampamento. Soldi, sempre comodo. Ok, torcia, coperchio, vabbè, le classiche cose inutili. C'è un sasso? Sì. Ma come faccio? Scusatemi. Un bel solleva qui, sì? Aspettate, mo frego un po' il gioco. Ah! Dai, sì, sì! Dai, vai! Ce la farò a lanciarlo lì? Sì! Ah! Ce l'ho fatta! Ciao! Boom! Tu dicevi salire sul ponte e invece no, così si gioca da pro. Vabbè, ritiro quello che ho detto, ecco. Ce la faccio ad arrivare lì prima che finisca la cosa. Voilà. Va bene, richiamiamo il cavallino. Rimpiango il fatto di non avere la Switch per poter giocare a questo capolavoro. Sì, ciao Gambax 99. Esattamente, è un capolavoro. Infatti è il secondo gioco che ho avuto regalato per la Nintendo Switch, perché era uno dei giochi che io volevo di più proprio nella vita, da quando è uscita la Nintendo Switch. Tu considera che io il gioco, cioè la Switch, l'ho presa a maggio del 2020 e questo qui mi è arrivato a giugno ed è stato pazzesco. Mamma mia, è stato un gioco bellissimo. Ho fatto già due campagne, questa è la terza e la porto in live, appunto. Va bene, ci godiamo il panorama. Boblin! Aspettate, mi servono le corna di questi cosi. Bene. Mirulino. No, il campo mi scoccio di assaltarlo. Già l'ho assaltato l'altra volta. Veramente un gioco stupendo. Va bene, raga, stiamo passando per questa zona dove a quanto pare c'è stata una battaglia sconvolgente, diciamo, perché sta pieno pieno zeppo di queste guardie. Ecco, asse ancestrale, vedete quante sono? Guardate. Tantissime. Non dovremmo, cioè vorrei non trovarne qualcuna sveglia, magari.
Oddio, ho parlato troppo presto. Non lo so, ci proviamo. Separatista in un vaso infinito di un'altra era. Ma perché? Vabbè, c'ho la fatina, dai. Finché si stanno fermi qua, io posso anche sconfiggerli. Voilà. Benissimo, un bel bottino. Ce n'è qualcun altro sveglio che vuole assaggiare la mia lama? Mamma mia, che bello, un sacco di materiali. Le esplosioni sono tanta roba comunque, sì. Quest'area è stata teatro di un'antica battaglia. A differenza delle altre rovine più note, lo scontro che si svolse qui è tutt'altro che emozionante da ricordare. Vuoi sapere perché? Beh, perché nessuno ci ha mai raccontato che la grande calamità fu sconfitta del tutto. C'era un altro esame? Ah no, era un sole. Una rupia! Fa sempre comodo. Non mi dai niente? Nada? Poraccio. Che bello. Cioè, ma guardate che meraviglia. Veramente, cioè, una meraviglia. Oddio! Brava, prenditela con me. Quando inizio a fare così con la mazza, è insopportabile. Ho detto una cosa un po' ambigua, però è vero. Comunque tutto il gioco è tanta roba, veramente. Ti ho visto, maledetto! Sei tu! Sì! Dov'è la tizia? Voglio la mia ricompensa. Tieni! Ok. Non mi dai niente, vabbè. Intanto chiamo sempre il cavallo perché poi... Ah, guardate un po', cioè qua ci stava un muro che poi è stato messo con le barricate così, loro ci sono saliti comunque, avranno ucciso un sacco di persone, mamma mia. E questo? Ottima angolazione. Ehi, io sono Pritos, scusatemi, anche tu sei venuto a vedere la muraglia di Finterra? No, perché arrivederci, scusatemi. 100 anni fa vivevano delle eroiche persone chiamate campioni. Anche lo spadaccino che combatté qui era uno di loro. Tutti gli altri campioni persero la vita durante la battaglia contro la grande calamità. Lo spadaccino, invece, secondo alcuni, perì anche egli in battaglia, ma per altri andò incontro a un diverso destino. Pare che sia caduto in un lungo e profondo sonno, in attesa di essere risvegliato. Se così fosse, vorrebbe dire che è ancora vivo, no? E magari si potrebbe risvegliare proprio adesso. Quanto mi piacerebbe incontrarlo. Guarda un po', sono io. La gente paura dei cavalli? Verranno da me? Hanno capito che sono stata io.
Sì. Ok. Ancora. Ragazzi, il miele, il miele. Una casetta, fatemi. Ok, una bella casetta. Cavallo, vieni. C'era un facocero, vabbè. Tom Nook non può venire. Quando lugubre fulgore divampa negli occhi del funesto monumento, trafiggili e svelerai il periglioso cimento. Credo sia da quelle parti. Che fai? Che fai qui? Tu che stai facendo? Io mi chiamo Carilla e sono un archeologo, lo sapevi, vero? È per questo che sei venuto a parlarmi. Nagide. Cosa, non hai mai sentito parlare di Carilli, ricercatore che ha dedicato la sua vita allo studio dei sacrali ancestrali? Pazienza, mia, ora adesso tu l'abbia imparato. Comunque, non devi chiamarmi Carilli, possibilmente dovresti chiamarli il professor Carilli. Non ho ancora capito perché nessuno mi chiama professore. Ad ogni modo, adesso sono molto preoccupato ad analizzare antichi testi. Quindi basta con le chiacchiere, antichi testi, i risultati di molti anni di ricerche verranno presentati al mondo come la scoperta del secolo. Non voglio che mi rubino il merito, quindi non ho svelato il contenuto degli studi neanche alla mia famiglia, hai capito? Sì, professore. Professore. Mi hai chiamato professore? No, non Carillo, ma professor Carillo. E l'hai detto in modo così spontaneo e naturale, come se provenisse dal profondo del tuo cuore. Ragazzi, questo c'ha qualche problema di autostima. Allora, d'accordo, sono di buon umore, quindi voglio raccontarti qualcosa che rimanga fra noi. Non l'ho detto neanche la mia famiglia, ma uno sconosciuto qualsiasi. Sì. Quando lugubre fulgore divampa negli occhi del funesto monumento, trafiggili e svelerà il prestigioso cimino. Questo è il testo che sto analizzando. Non che mi aiuti il fatto di parlarne con un principiante come te, ma almeno la curiosità è soddisfatta. Passo i miei giorni a svolgere ricerche sui sacrari e le notti ad analizzare i testi antichi. Ora basta, però, ho da fare. Vabbè, la statua maledetta in pratica. Va bene, ragazzi, io mi metterei a dormire qui, così dopo lui mi fa strada e vediamo dove va. Visto, anche recuperato pure. Tocco, ci mettiamo in viaggio? Vabbè, lo aspetto fuori, dai. Potrei fare... Qua ci vado a nozze. Mele, 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 mele. Ho sbagliato. Oddio, ho lanciato una mela. Ecco qua. Professor Carillo è uscito? È bello. Mamma mia. Ma le mele? Ah, eccolo, sta correndo, ragazzi. No, devo stare appresso a lui, mi dispiace. Vabbè, pensavo ci fosse qualcosa nel carro. In genere ci sta l'ambra.
Mamma mia, quanto sei lento. Ancora tu? Che c'è adesso? Vuoi seguire le mie ricerche? Voi novellini dovreste imparare a riconoscere i vostri limiti. Va bene, se ti diverti a seguirmi e osservarmi mentre lavoro, te lo concedo, basta che non mi intralci. E vai, muoviamoci. Lento proprio questo. Alla faccia che sono io ad intracciarti, eh. Scusate, dove stai andando? In che senso? Non ho problema a bagnarmi per la pioggia, ma i fulmini e i rulli tendono a colpire tutti gli oggetti metallici. Sto tornando a casa, non ci credo. Vabbè, ragazzi, io continuo per questa strada perché sono un po' scocciato. Sono le 7:30, poi è prestissimo. Se non sbaglio, stava qua dietro la cosa che lui voleva fare. Voleva studiare, giusto? Scusami cavallo, infatti dice che c'è un sacrario nelle vicinanze. Però dobbiamo aspettare la notte, secondo la profezia. Ok, boom. No, vabbè, in effetti è vero, mo se veramente. Che poi non c'è scritto che è da pioggia, capito? Oddio, è un po' inquietante qui in mezzo, però ok. Vabbè, io aspetto che il gentil signore torni perché. Secondo me mo torna perché ha smesso di piovere. Che stupido. Veramente la capra mi ha caricato, l'avete vista anche voi? Mamma mia, che tempaccio, c'è un po' di nebbia. Va bene, io il cavallo lo parcheggerei qui. Vieni, bello, vieni. Stai qua. Sapete che faccio? Provo a fare questo. No, aspettate, è un po' pericoloso così però. Eccolo, infatti sta tornando, vabbè. Non ci vado anch'io, eh. Adoro. Ragazzi, è bellissimo. Vai, assaltiamo, ora sono morti tutti. Mamma mia. Troppo divertente, ma veramente sto gioco. Che colpo hai visto? Raga, mi sto stancando. Mi sto stancando, rannego. Ecco, lo sapevo. No. Ah, ma che scema che sono. Aspettate un attimo. Ecco. Allora, io prenderei prima le cose per terra perché poi spariscono. Tanto questi arcieri, cioè, fanno un po' schifo. Ghianda cotta, giusto, è cotta perché è esploso tutto. Ma chi stai chiamando? Sono morti tutti! Chi stai chiamando? Te. Ok.
Che bello, frecce, 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 frecce. Le frecce sono, secondo me le frecce valgono più del diamante. L'ho detto. Chi è che cade giù? Tu cadi giù! Non è stato difficile. No, proprio per niente. Dai, voglio qualcosa di veramente, veramente... freccia! Voglio qualcosa di veramente raro. Me lo merito. Opale? No, non è raro, però diciamo che a questo livello del gioco può essere considerato mediamente raro. Che ci stava per terra? Freccia. Va bene, raggiungiamo il tizio che starà ancora lì dove siamo andati noi. Mamma mia, basta! Gelatina ciuciù. Questo bene, molto bene. Eccolo, lo vedete? Tra l'altro il sensore della tavoletta Sheikah rileva anche che c'è un sacrario nei dintorni. Questo è un segreto, quindi che resti tra noi due. Quando lui vuole davanti negli occhi del funesto monumento tra vigili e vedete. Ok. Funesto nome, secondo me si riferisce a una statua maledetta alla quale crescono i capelli? Ops, scusa, non volevo spaventarti, forse è troppo per un dilettante come te. Crescono i capelli? Quindi una di queste c'ha i capelli? Davvero? Cioè, io, è quello che ho letto. Ha detto proprio che le crescono i capelli. Oh, scudo animalesco. Bene. No. No, lo voglio prendere lo scudo. Ragazzi, scusate, ma vedete qualche statua con i capelli? O con l'erba in testa, magari, non lo so. Qualcosa. Io no. A queste non crescono i capelli. Che ansia. Ma io le vedo tutte uguali, cioè hanno tutti quanti i disegnini sulla testa. Non ce n'è una a cui crescono i capelli. Va bene, visto che dice che c'è una luce rossa, io direi, forse qualche albero, no, dice che crescono i capelli, non lo so. Vabbè, io metterei un bel fuoco da campo, mi farei un bel accampamento qui, o sta tramontando il sole, no, questo sta ancora qua. Farei un bel accampamento e dormirei un po'. Allora, legna, legna, legna. Mica non ho legna. Vedete dei fasci di legna, raga? Non ho la legna, davvero. Vabbè, ci sono gli alberi comunque.
Nel sen eh sì, la chioma dell'albero, però no, dice la statua funesta, quindi è una statua. Grano! No, riso, scusate, riso. Ah, ok, qua ci sta un corongo. È caduta fuori. Aspettate. Ma perché cade fuori? Ah, amen. Carino, sei carino. Ciao. Good. Vabbè, era sale, quindi non è che. Ventaglio Corogu. Ramo. Un altro ventaglio. Penso di avere abbastanza fasci di legna, dai. 19, va bene. Bene, ora prende fuoco il bosco. Ok, ragazzi, dormiamo. Ok, adesso è il momento di accendere la batteria esterna perché se no si scarica la lampada. Ecco qua. Ecco qua, vedete quella bella statua con gli occhi indemoniati? Ma questo coso? E muori. Basta. Guardatela, quanto è carina. Comunque non le crescono i capelli. Non è vero. Se no non era Zedda, se non faceva le musichette. Sacrario di Kamoyu. Le ruote del tempo. Non me lo ricordo questo sacrario. Che si deve fare? Ma no, sapete che faccio? No, ma come? No, non ci credo. Vabbè. Ah, sì, ok, me lo ricordo questo sacrario. Va bene, sì, me lo ricordo. Sempre la prima cosa. Anche i colori incandescenti sono bellissimi, anche perché in questo stile grafico risaltano tantissimo. Sì, infatti. Sono d'accordo con te. Qua ragazzi, due in un solo giro bellissimi. Lancia da soldato, borsa piena, però questa me la vorrei prendere. Magari al posto del ventaglio che non serve a nulla. Ok. Bene. Vabbè, devo aspettare il giro, scusatemi. Ma come siamo carini?
è che c'è una cassa qua in mezzo a questi denti, no, eh? No, non ci sembra. Oh! Bene, ok. Ah! Ok. Va bene, volevo fare la cosa, diciamo, fatta bene, però alla fine mi sono messa a correre. Fatto. Yes. Bene. Ora continuiamo il nostro viaggio, che siamo già in live da 1:40. Sono le 11:30, vorrei chiudere entro mezzanotte, quindi raggiungiamo il secondo villaggio. Voglio proprio vedere la faccia di quello. Un altro sacrario. Vabbè, in quella direzione, ma non scalerò mai queste montagne adesso con questo... con questo vigore che ho. No, ma perché si mette in mezzo? Ma io non lo so. Cavallo stupido. Che cavallo scemo. Va bene, io vado a vantarmi con questo tizio, poi continuiamo. Vabbè, cocco. Ah, ma è così semplice. Ciao bello. Basta. Torre. Oh. Mele, 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 mele.
Almeno stavolta il cavallo non si è messo in mezzo. E dai, ma segui il sentiero. You have one job. You had one job. Ignorante. Ah, stop. Le api. Ho sbagliato tasto, scusate. Raga, muoiono subito. Aiuto! Siamo dietro un muro, ok. Anche falciato l'erba, avete visto? Non ha mollato l'arma. Oddio, dove è finito? Bene. Lancia dei colpi liberi. Questa non l'ho mai vista. Ho preso quella che ho buttato. Uno ha lo scudo. Per quanto possa valere. Così che grugniscono. Uffa! È questo che si rotola per terra. Vai, attacco! Abbiamo fatto! Mamma mia! No, ma avevo parato. Ah. Vabbè. Niente, materiale. Al villaggio. Scusate raga, ho visto una cosa qua giù.
È spawnato un tizio a caso. Va bene. Te lo dirò chiaro e tondo, l'unico argomento di conversazione in cui sono specializzato sono i cavalli. Sapevi che puoi scoccare frecce quando sei in groppa al tuo destriero? È una tecnica molto efficace per cui... Oh, sì, sì. Il tuo cavallo è più lento. È illegale. Cosa è illegale? Oh no! E vabbè. Cosa è illegale? Non ho capito. Cos'è che ti disturba? Mi sa che siamo arrivati a fin terra. L'ho distrutto in aria. Il Koroku di prima, perché? Ma nel senso che era difficile da prendere? O nel senso che ho fatto io una cosa illegale? Ah, stavano raccogliendo dei funghi queste qua. Sei viva? Stiamo girando in modo lungo i tartufi neri. Vabbè, questa è felicissima dopo che è stata quasi uccisa da un mostro. Uè, guardate chi ci sta! Ciao Emanuele. Il sacrario sarà proprio il sacrario di Finterra. Ehi tu, tipo Losco, chi sei? Sono un viandante. Tu hai fatto una cosa illegale, penso che dovessi buttare... Sì, sì, lo so, senza paravela. Lo so, dovevo fare il tuffo, però mi scocciavo. Ah, ora che ti guardo bene sei un'Ilia proprio come noi. Non ci sono tanti forfanti tra Ilia, scusa se mi sono innervosito. Allora puoi andare, sei qui solo di passaggio, no? Puoi rifornirti la maggior parte delle cose che ti servono all'Emporio. Se vuoi soffrire della locanda in fondo, va bene. Ehi. Che c'è? Ho trovato una cosa incredibile, vuoi vederla? Sì, fa vedere. Bene, allora seguimi. Seguo. Va bene, io il mio destriero lo lascerei qui. Bello, allegro, allegro. Bene, bene, tutto a posto. Tra poco si chiude. Ah, guarda, guarda, questa sì che se la ricorda Alberto. Tadà, eccola qua, è bellissima, vero? Guarda, somiglia alla statua che c'è alla casa del capo villaggio. Ma chi sarà mai? Wow, allora c'è ancora qualcuno che ha bisogno di me. Hai parlato? Odio profondo. Non dirmi che riesci a sentire la mia voce, sì! Ma che sorpresa! Che cosa ti ha spinto a pregare, il tuo desiderio di una lunga vita o piuttosto la brama di ricchezza? Qualsiasi sia la risposta, io sono quello che fa per te, la divinità della vita e del vigore. Ecco cos'era un tempo. Ma quando cominciai a fare affari, la dea Ilia non fu molto contenta e mi trasformò in questa statua. Accadde tanto tanto tempo fa, gli abitanti del villaggio non sono molto simpatico e non si degnano nemmeno di pulirmi dai ricordini degli uccelli. Penserai quindi che abbia cambiato atteggiamento, nemmeno per sogno. Ho aspettato l'arrivo di uno come te, uno che sa come va la vita. Ah, mi sono lasciato un po' andare, scusa, ma era tanto che non facevo una chiacchierata. Allora vuoi effettuare uno scambio? Fermo, non ti muovere. Si è preso un cuore, raga. A quanto pare ci sono ancora a fare. Ti ho tolto un contenitore senza fare danni. Stai parlando con la statua. Beh, wow, riesci a parlare con le statue. Che invidia. Beh, allora io torno indietro. Ciao ciccio. Quanto sei carina. Non hai ancora pregato abbastanza. Beh, ridammi il cuore, per favore. E pensavi che ti volessi
Imbrogliare? Tranquillo, voglio solo fare affari con te ancora a lungo, non ti imbroglierai mai. Dunque, quale scegli? Io sono la divinità della vita e del vigore, quindi posso ridarti ciò che mi hai affidato sotto forma di energia vitale o vigore. A te la scelta. No, io ridammi il cuore, va bene. Grazie. Va bene, grazie. Non mi sembri molto convinto, ma stai tranquillo. Dalla prossima volta, con il potere della grana, potrò usufruire dei miei servigi. Prima di tutto, dovrei prendermi un portacuore e un portavigore. Ti pagherò 100 rupie. Poi potrei darmi 120 rupie per ottenere un portacuore o un portavigore. Cioè, devo spendere 220 rupie. Torna pure a pregare quando ti verrà voglia di fare uno scambio. Fai schifo, non lo farò mai. Prendiamo questo sagrario, dai. Yamagana. Ah, sì, questo è famoso. Allora, ragazzi, io devo usare il Joy-Con adesso. Praticamente muovo questa cosa. Lo faccio vedere. Lo metto qua. Ok, è caduta. Perfetto. Aspetta un attimo, eh. La devo mettere un attimo dritta, se no non capisco. Ok, fatemela riprendere. Ok, perfetto. C'era un attimo il Joy-Con che... Vediamo se c'è arrivata. No. Wow, che sfiga. No. Aspettate. No. Così è giocare intelligentemente. No, vabbè, non ci credo. Aspettate un attimo. Allora, così. Scendi di qua. Vai giù così. Vai giù così. Prendi velocità e puh! Era andata? No. Ma ci sto mezz'ora in questo sagrario, mannaggia. No! Mannaggia! Aspettate! Mannaggia la miseria! No, vabbè, non ci credo! Ok, va bene, no. Ah! Non ci credo. Aspettate, allora. Sì, amen. Meno male. Ok, ah, grazie. Ok. Aspettate un attimo e fatemi fare una cosa. Ok. Ce l'ho fatta, dai. Non ci sono stata mezz'ora. Ti sei fatto una risata, tu, eh?
attacco della concentrazione. Ah, meno male, per una volta non ho le tasche piene, avete visto? Perché non scivola? È stato divertente, sì. Ma butto giù la palla e lo rifaccio. No, non è vero, non lo farò mai. Va bene, penso che per me è ora. Vai a dormire? Come va? Tutto bene? A posto, a posto. Oggi non ho giocato troppo, diciamo. Ho fatto anche altre cose. Tante altre cose. Oltre che mi sono di nuovo svegliata tardi, mannaggia, domani devo svegliarmi presto. Infatti penso che vi faccio vedere il villaggio, visto che abbiamo chiamato questo episodio i due villaggi, quelle due torri, e poi chiudiamo. Sì, io penso di chiudere tra un altro pochino. È stata proprio rilassante questa oretta e mezza, che bello, mi fa piacere. Ah, questo vuole vedere le mie armi. Spada da viandante, ce l'ho. Non ce l'ho. No, non ce l'ho più. Vabbè. Vabbè. Comunque, ragazzi, questo è il villaggio di Finterra. E ve lo faccio vedere un po' tutto, diciamo, e poi chiudiamo perché continuiamo la prossima volta. Tu sei viandante? Ti sei fermato a dormire alla locanda di Levante? No. Se non sei ancora alla locanda, potrebbe essere che non stai pensando di venire a vivere qui al villaggio. Non penso proprio. Lo immaginavo, anche se in questo villaggio regna la pace, qui è ancora piuttosto pericoloso. Perciò devo assicurarmi che nessun forestiero cerchi di avvicinarsi a sicuro. Oh! Non ho con me qui in guardia, nessuno potrà disturbare il forestiero. Ad esempio, sembra un primo, un potenziale rivale. Ma vediamo cosa è più importante. Già incontrato Tsukimi? Ci si sente la prossima. Buonanotte, grazie Alessio. Se la incontri basta che non ti metti a fare gli occhi dolci. È difficile. Senti un po', perché non pensi che la guarda di Levante? Non chiedo per me. Non lo chiedo per me, eh. L'ha chiesto un amico di un mio amico. Cerco solo di aiutarlo. Lei è Tsukimi. Dimmi, hai bisogno di qualcosa? Che cosa ti piace? Ma che domande farsi? Vabbè, rispondere a casaccio. Ti dirò che vado matta per le cavallette. Sì, il mio sogno è circondato da 100 cavallette vigor, è ridicolo, non mi veniva in mente altro. 100 cavallette vigor, che schifo. A questa piacciono le cavallette. Ah, sei tu il bell'imbusto, che c'è? Gliel'ho chiesto. Come che se Tsukimi cosa desideri? Tsukimi cosa desideri? L'hai chiesto a lei in persona, devo stare calma. Allora, riferisco all'amico del mio amico, dimmi cosa Tsukimi vorrebbe ricevere? 100 cavallette. Sì! Ah, questo che si prende su qui è ancora più affascinante. Almeno così dice sempre l'amico del mio amico. Mi sono agitato un po' troppo, devo stare attento. Però trovare 100 esemplari sarà un po' difficile. Vorrei dire che ti toccherà aiutarmi. Chissà quante sette hai già catturato nella tua vita. Direi che potresti iniziare portandomene 10. Dovrei averli. Ho portato il tutto. Sì. Te. Perciò le raccoglievo, raga. Grazie. Oh, 100 rupie! Vabbè, è finito, ragazzi. Più niente, niente proprio. Bimbo che corre, tutti molto allegri. Era una bimba, scusami, bimbo. Qui si fanno le tinture sui vestiti. E questi sono tipi un po' strani.
una casa. Carina questa casa, dai. Un po' spoglia magari. Vabbè, qui c'è il faro. Qui ci sono delle signore che spettegolano. Ehi, tu che ci fai così vicino? Non lo sai che non è bene ascoltare i discorsi degli altri? Si vede, hai capito? Allora giri i tacchi e vattene. Va bene. Sapete che faccio io? Oltre che questa cassa mi piace abbastanza. Ecco, ci sono cose belle dentro. Guardate un po', mannaggia, guardate un po' che faccio. Non è certo per spettacolare, però ultimamente hanno visto spesso una ragazzina che entrava nel centro di ricerca di Finterra. Ciao Noemi! Ciao! Ti colleghi sul tardi? Qualcuno avrà mica avuto una figlia? Ma il centro non mi sembra così chiuso per bambini. Che cos'è, un fantasma? No, che vado a pensare. Va bene. Boh. Ah, qui c'è un'altra bottega per i vestiti. Oggi si gioca a Zelda, ma abbiamo quasi finito. Cioè, chiudo tra poco. Questo è quello che ho ottenuto io. Questo devo assolutamente comprarlo. Benvenuto. Dall'abbigliamento al prezzo orientale, tra tutto c'è, vabbè, mi serve qualcosa? Sei in un angolino. Ah, sono un po' troppo nell'angolo e non ho visto quando sei entrato. Mi devi capire, è stata la mia postazione di lavoro stabilita, sì. Vabbè. Sì, questo è Zelda, è The Legend of Zelda Breath of the Wild. Esatto, esatto, esatto. Siamo al terzo episodio. Un'altra casa, non è sempre la stessa. Sono un genio. Vado a uscire. Ok. Sono un po' tutte uguali queste case. Oddio, ho salito sul tavolo. Qui invece si vendono oggetti. Vabbè, oggetti, cibo, queste cose qui. Cose per cucinare. E qui? Costruzione cerata. Per un concetto unico e innovativo di casa adatto ad ogni ambiente. Disponiamo i modelli di case visitabili. Queste sono le case di questi. Io vorrei Zelda solo per catturare i cavalli. Vabbè, bellissimo, vero? È bellissimo. Vabbè, ma tutto il gioco è stupendo. Veramente tutto il gioco, cioè ti consiglio vivamente di prenderlo se sei alla ricerca di un nuovo gioco, veramente te lo consiglio, perché è stupendo. Vabbè, ma qui ci stava un... Ah, ecco la strada, avevo perso la strada. Perché le orecchie da elfo? Perché sto giocando a Zelda, ma mi pare così ovvio! Mamma mia, guarda. Cioè, lui ha le orecchie così, vedi? Guardalo. Così non si vede più. Ok, guardalo. C'ha le orecchie da elfo e quindi le ho messe anch'io. È ovvio, no? Non è ovvio? Fiume. Oh, una bella casa. Salve, ne? Uff, che fatica, ne? Sempre ne. Ci vediamo, ne? Che stai facendo? Di solo questa casa. Vabbè. Sembra faticoso. Sì signore, il lavoro è duro ma non ce la metto tutta. Miceda, che c'è? Che fai? Sto buttando giù sta casa. Perché? Perché non ci vive nessuno. E perché? Il proprietario si è trasferito. Dove? Non lo so. Forse è scappato dal giorno alla notte? Capisco. Soddisfatto? Sì. Nell'ultimo secolo sono cambiate tante cose. Hai ragione. Già, finalmente ci siamo rimessi in sesto dopo le vicende della grande calamità. Sì, è vero. Fai del tuo meglio anche tu? Sì, già. Ragazzi, bello. Cerca di giochi con nani e metti un barbone. Io odio gli elfi. Chi sei? Mi chiamo Miceda, faccio il carpentiere e lavoro con le costruzioni cerata. Che fai? Sto buttando giù una casa. Va bene, no, basta, basta, basta. Basta, basta. E poi c'è Enzo Miccio. Ti serve qualcosa? Che stai facendo?
Come puoi vedere, sto demolendo una casa abbandonata. Vabbè, compro tutto. Ma chi gli prende a questo ragazzo? Piomba qui all'improvviso e dice di voler comprare tutto. Vedi questa casa abbandonata da anni, prima metà di villaggio hanno deciso di farla demolire. Ammonta a 50.000 rupie. Sì, posso, certo. Guarda, chi l'avrebbe detto? Tuo sguardo lungimirante. Mi ricordi me stesso quando avevo la tua età. E va bene, senti qua. Ho un affare da proporti. Per te farò uno strappo. Mi accontenterò di 3.000 rupie su 50.000, davvero? Ma c'è un però. Prima dovrei portarmi 30 fasci di legna. Dovrò farmi carico di un sacco di spese. Perciò, se ci siamo intesi, vai a farmi vedere di che pasta sei fatto. Ah, quasi dimenticavo. Miceda, Cercida, fermatevi. No, non era Miceda l'altro. Come si chiama questo qua? Ah no, Miceda, Miceda, ok, sì, Miceda. Vabbè, e loro si sono accampati. Magari ci accampiamo pure noi. I fasci di legno. No, ragazzi, guardate com'è carina questa casa, dai. Sembra una bella casa in cui vivere. È abbastanza ampia. Va bene, raga. Allora, io direi che abbiamo esplorato il villaggio. Abbiamo visto un po' le cose da fare in giro. Abbiamo anche fatto una missione, tra l'altro. E io vi. E, ok, noi ci dirigeremo lì la prossima volta. Vedete lì dove c'è quel fumo? Quello è il centro di ricerca di Finterra e sarà il nostro obiettivo nella prossima live dedicata appunto a Zelda. Oggi non siamo stati molti, però ringrazio comunque chi c'è stato perché è sempre divertente giocare con voi. E comunque è un gioco stupendo, quindi ce lo porto anche con zero spettatori perché poi rimarrà un ricordo per me. Ah, tu sei rimasto, che carino, grazie. Va bene, su questa bella vista sul villaggio di Finterra io vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima live che non so se sarà domani, non saprei, o dopodomani, vediamo un pochino e magari giochiamo ad Animal Crossing, va bene? Allora, buonanotte a tutti quanti, grazie mille per avermi seguito, grazie ai nuovi follower che se non sbaglio erano due o tre, non mi ricordo. E quindi niente, ci tengo a ringraziare tutti quanti. Buonanotte a tutti, ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!